Allora, presento Alfredo Morelli di Google che ci mostra. Vi mostro un paio di cosettine questa sera. La prima è il. Allora, ok. Aspettiamo la rete che c'è. Io comunque vi parlo stasera di due cose. La prima è Google Assistant e la seconda è Dialogflow, quello che era una volta il piano degli AI. Quindi grazie per la connessione perché è un bellissimo aggancio. Allora, velocemente, quanti di voi sono dev o comunque scrivono codice? Fichissima questa cosa, allora molto bene, perché poi avevo intenzione di fare una live demo su come creare un agent su Dialogflow. Non c'è bisogno di conoscere codice, non è una cosa prettamente tecnica, però generalmente ho visto che interessa molto gli sviluppatori. Visto che l'audience mi sembra abbastanza in tema, magari tagli un po' di più la presentazione e ci dividiamo un po' di più sulla parte di demo. E, vabbè, chi sono? Ecco, Alfredo Morelli, lavoro nel team Developer Relations di Google e insomma, se volete farmi amico, vediamo un po' insieme, se volete veramente fare l'amico del cuore, regalatemi le tiramisù e sono troppo contento. E se mi volete raggiungere, questi qui in fondo sono i miei contatti, mail e... Allora, che cos'è Google Assistant? Allora, Google Assistant è un layer conversazionale per interagire con Google tramite la voce. Definizione molto semplice e stretta. Chiaramente per creare questo layer non è una cosa che dice vabbè, in un attimo si fa. Ci vuole sicuramente del machine learning, ci vuole del riconoscimento del parlato e ci vuole anche della comprensione del linguaggio. Tutte queste tre cose messe insieme permettono appunto di accedere a tutta una serie di funzioni che Google già offre attraverso i motori di ricerca e altri servizi e comunque permette anche di aprirsi a servizi di diverse parti. Quindi immaginate l'assistant come uno strato conversazionale. L'assistant, essendo di per sé un software, deve avere tutta una serie di superfici con cui poter interagire. E attualmente ce ne sono diverse. Abbiamo il telefono, quindi Pixel, Pixel 2 e anche altri telefoni, iOS, comunque anche c'è funzione assistant anche lì. Sicuramente conoscete Google Home, eccoci, questo qui che è stato lanciato più o meno l'anno scorso. Spero che a breve sarà disponibile anche in Italia, ma comunque si può già comprare in diversi paesi europei. L'assistant è anche sugli smartwatch Android Wear e l'assistant anche su Android Auto e Android TV, quindi già adesso abbiamo un tot di superfici dove ci si può interagire. Tanto per curiosità, questo qui è un Home Mini, quindi poi se vogliamo possiamo anche vedere qualche interazione diretta su come funziona l'Home Mini. È uguale al Home normale, semplicemente ha una cassa meno potente, però le funzionalità sono esattamente le stesse e non cambia niente. Action on Google sono un'estensione dell'assistant che permette agli sviluppatori di terze parti di integrare i loro servizi all'interno di Assistant. Ok, quindi questa sera ci focalizzeremo su Action on Google e su Dialogflow, che è uno strumento che può aiutare, ma non è indispensabile, a creare Action on Google. Quindi ricordatevi queste due cose. Da una parte abbiamo Action on Google, da una parte abbiamo Dialogflow. Questa sera li vedremo integrati assieme, ma sono due servizi che si possono completamente usare in maniera distinta. Ok? Infatti vedremo poi che all'interno del Dialogflow ci sono integration per un sacco di altri servizi, non solo per l'assistant. Come funziona l'integrazione con un Action su Google? Vediamo se si sente. Hi, I'm your personal chef. What are you looking for? Well, it's kind of cold outside, so I'd like something to warm me up, like hot soup, and I want it fast. All right, what protein would you like to use? I have some chicken, and also some canned tomatoes. Okay, well, I think you should try the chicken tomato soup recipe I found on example.com. Sounds good to me. Okay. Questo qui, come avete visto, è un flusso abbastanza semplice. Ho iniziato a interagire con la mia applicazione chiamando OK Google, Talk to e poi Personal Chef, che ricordate questa parte perché è abbastanza importante. Dopodiché ho dato una serie di informazioni a Personal Chef. Aspettiamo un attimo il muto, se no mi partirà 775. The mic's off! Sì. E giusto, un feedback è sempre apprezzato. E quindi ho iniziato a interagire dicendogli guarda, questo è quello che ho nel frigorifero, qui sono gli ingredienti, vorrei una cosa calda eccetera, quindi la conversazione è andata avanti chiedendo all'utente un po' di informazioni. Quando il bot aveva tutte le informazioni necessarie per dare il minimo di output, il bot l'ha dato. Chiaramente questa è proprio la base di una conversazione, può andare avanti, indietro, ci possono essere informazioni di contesto e molte altre cose.
needs to extract language processing. Ragazzi, il video di YouTube su Google Slide è sempre una roba che non siamo ancora riusciti a risolvere. Facciamo i bot, ma non riusciamo a dire questa cosa. Comunque, allora, come funziona? Come ogni, diciamo, addirittura applicazione che noi possiamo generalizzare a livello applicativo, ci sono tre fasi nella creazione di un bot: la parte di design, la parte di sviluppo e la parte di pubblicazione e discovery da parte degli utenti. Identica, identica a quella di praticamente altra applicazione che volete fare. Allora, questo è un diagramma che spiega in maniera abbastanza semplice quello che succede. L'utente parla con Assistant, dicendo tutta una serie di cose, tra cui questo Incubation Trigger, Talk To e il nome del servizio di terze parti. A questo punto, quando viene invocata il servizio di terze parti, praticamente viene passato il controllo alla vostra app. Quello che fa l'assistant è semplicemente passare del testo, interpretando quello che l'utente ha detto, e leggere il messaggio all'utente in base a quello che la vostra app ritorna. Quindi da un certo punto in poi si mette in mezzo con un semplice layer di traduzione dal parlato al testo e riproduzione dal testo al parlato. Quindi tutto quello che poi c'è dietro questa cosa qui è a carico della vostra app. E vediamo ancora meglio, diciamo che parte, c'è tutta la parte di assistant, qui c'è chiaramente tutta una serie di tecnologie, machine learning, riconoscimento di linguaggio, eccetera. E da questo punto in poi, da quando viene invocata la vostra action, siete voi a gestire il flusso di conversazione. E come potete vedere, qui non c'è nessun vincolo, cioè voi potete usare qualunque tipo di piattaforma, qualunque tipo di tecnologia che volete, non siete per forza vincolati a utilizzare tecnologie Google. Chiaramente Google ha una serie di integrazioni abbastanza semplici e veloci, però fate voi nel modo che preferite. E questa era una parte della conversazione, come dicevamo prima. E in questa parte possiamo vedere che ci sono tutta una serie di informazioni che vengono richieste. Se voi fate l'applicazione da soli, dovete capire o trovare un modo per avere tutte queste informazioni. Quindi dovete comunque sapere come interpretare il linguaggio, come tirare fuori le identità, dei dati, come rispondere, eccetera, eccetera. Fattibilissimo, per carità, però magari se uno dice voglio sviluppare un bot, voglio essere concentrato sulla mia, chiamiamola business logic, tutta questa parte qui è una serie di task che sono molto impegnative e portano molto tempo, come abbiamo visto prima. E Google che cosa propone per semplificare il processo? Quello che è Dialogflow, prima chiamato API OpenAI, è stato eliminato, è stata un'azienda acquisita da Google nel settembre dell'anno scorso, che permette di fare due cose che sembrano semplici ma poi sono molto potenti. Il primo è un intent matching, quindi praticamente in base a quello che l'utente mi dice collego delle azioni da fare. E la seconda è estrazione dell'entità delle informazioni, quindi ancora una volta in base a quello che l'utente mi dice capisco quali sono i parametri per queste azioni che voglio andare ad eseguire, che alla fin fine, se ci pensiamo, è la base di una conversazione. Capisco quello che mi dici, capisco se mi stai chiedendo qualche cosa, capisco con che parametri mi stai chiedendo e ti rispondo e parlo. Questa è l'interfaccia, c'è ancora il logo vecchio perché non ho fatto in tempo a cambiare le slide, però comunque questa è l'interfaccia e poi andremo sia a vedere un po' meglio nei dettagli della presentazione e sia poi durante la demo a interagirci da vivo. E rispetto al diagramma di prima, API Dialogflow si pone qui in mezzo, quindi quello che fa è passare tutto il testo che mi viene dal passare da assistant e trovare, estrarre quelle che sono delle action, quindi proprio trovare delle stringhe che sono, come dire, comprensibili da un'applicazione, un algoritmo, e trovare dei valori per questi parametri e poi, volendo, passare questa action con tutti questi parametri al vostro backend. Voi fate tutto quello che dovete fare, processate tutto, create una risposta e Dialogflow ripassa la risposta all'assistant. Ok, quindi siete proprio in mezzo al... Ancora una volta, come vi dicevo, non c'è una dipendenza necessaria tra queste due parti qua, tra l'assistant e Dialogflow, per utilizzarli in maniera completamente separata. E questo è quello che vi ho appena detto, vengono estratti, per esempio qui trovo una ricetta, perfetto, quindi l'action è voglio una ricetta, i parametri sono cannoli fatti in casa, buona fortuna, e da qui poi viene passato il due hook con alla vostra logica. C'è una risposta e la risposta viene passata indietro all'utente. E come vedete questo qui è un ciclo che continua, perché come in conversazione è una cosa che finché non viene interrotta può andare avanti tendenzialmente fino all'infinito. Allora andiamo a vedere come si inizia a interagire con Dialogflow.
Partiamo dall'esempio che abbiamo visto nel video, quindi questo mio personal chef che mi chiede una serie di ingredienti e con questi ingredienti che io nel frigo, nel frigo di pasto che voglio preparare, mi ritorna una ricetta. Qui non vedremo la logica per andare a prendere una ricetta basata sugli ingredienti, però chiaramente capite che è una cosa lasciata appunto alla logica del backend. Ci focalizzeremo su quello che è dare. E per prima cosa si crea un agent che è, come dire, il nostro bot, il nostro contenitore. Ci sono alcuni parametri che mi si possono dare, la lingua o le lingue da utilizzare, la time zone, alcune informazioni di contorno, eccetera. Dopodiché si vanno a definire quelli che sono gli intent, quelle azioni che dicevamo prima. Ogni intent è legato ad una serie di frasi che dice l'utente. Voglio preparare qualche cosa da mangiare, ho fame. Cosa mi suggerisci di cucinare? Tutte queste frasi con cui l'utente può iniziare a chiedere qualche cosa. La cosa interessante è che più frasi diciamo che riguardano la stessa azione e più tutto il machine learning che c'è dietro impara a riconoscere frasi simili. Quindi non c'è bisogno che definiamo l'intero spettro di frasi che dice l'utente, ma comunque dopo un po' di tentativi, un po' di esempi, 20-30 per essere abbastanza attendibili, generalmente Dialogflow è in grado di riconoscere anche un po' tutte le varie combinazioni, quindi magari se scambio soggetto e verbo oppure metto il predicato leggermente diverso, eccetera. Nella fatta l'azione, ok, quindi è tutta questa parte degli intent e chiaramente ogni volta che l'utente interagisce con Dialogflow, il vostro bot, viene matchato un intent. Quindi ogni volta, come dire, si ricomincia da capo scorrendo tutta questa lista di intent che voi avete definito, dicendo ok, questo no, non l'ha detto l'utente, questo no, non l'ha detto questo, ah, questo l'ha detto, perfetto, significa che questo è l'intent da gestire, andiamo a capire cosa gestire di questo intent. E una delle cose da gestire, beh, questo è il nome dell'intent, è quello appunto dell'azione, ovvero questo intent, questo set di frasi che l'utente ha detto corrisponde a questa action name. L'action name, come dicevo prima, è una cosa comprensibile da un servizio, backend, e potete assegnare chiaramente il valore che volete. La cosa interessante è che nonostante le, che ne so, 15, 20, 157 modi che l'utente ha di dire una cosa, voi mappate sempre solo con l'action name, ok? Una volta fatta l'action name, vabbè, questi sui context ci ritorneremo dopo, ma comunque per collegare, come in ogni conversazione, io ho anche delle informazioni di contesto. Abbiamo visto prima, quando verrà proiettato questo film, chi è il regista? Chiaramente per sapere chi è il regista devo anche sapere chi è il film. Allora, il bot più stupido del mondo ti richiede chi è il regista, ok, mi dici di che film, però l'utente umano dice sì, ma te l'ho detto 2 secondi fa, cioè non lo fa ripetere. E quindi i contesti sono utili per associare queste informazioni durante la conversazione. E abbiamo l'altra parte importante, quella che sono i parametri, ovvero questa informazione che è associata alla richiesta del. E i parametri potrebbero essere dei valori, il nome del film, potrebbero essere delle date, domani, dopodomani, potrebbero essere degli oggetti, potrebbero essere nel caso nostro dei cibi che ho all'interno del mio frigorifero. Questi parametri possono essere specificati in molti modi. Posso creare delle liste e dire i verdure possono essere questo, posso dettagliarle all'interno del Dialogflow. Quindi che cosa succede? Quando dettaglio un parametro con dei valori potenziali, il motore di riconoscimento del linguaggio, se trova quei valori potenziali, generalmente me li mappa subito all'interno del parametro, quindi è molto più facile per lui riconoscerli, a prescindere da dove li ho messi nella frase. Ci sono dei parametri predefiniti di sistema, colori, nomi, luoghi, date e molte altre cose. Quindi se per esempio utilizzate dei colori, ecco, non dovete star voi a scrivere tutta la lista di colori per tutte le lingue con cui creare il vostro bot, perché il sistema ne ha già di default un bel po'. E poi, come tutte questo tipo di cose, man mano che vengono fatti aggiornamenti, viene ampliata la conoscenza del sistema, del riconoscimento di queste cose qui, tutti i vostri bot li beneficiano automaticamente senza che voi cambiate una singola linea di codice. L'ultima parte di intent è quella che è la text action, ovvero cosa rispondere all'utente una volta che sono stati collezionati tutti i parametri necessari, eccetera. Ed è qui che la vostra logica di backend entra in gioco, perché Dialogflow qui potete soltanto mettere un messaggio molto semplice, però tramite il vostro web backend potete poi cambiare il testo che viene restituito all'utente. E così quando lui mi chiede qual è il regista, io poi vado a interrogare il backend passando il nome del film,
il backend trova il nome della lista, modifica il testo che dal workflow passa all'utente e dal workflow lo riporta in alto all'assistant piuttosto che all'altra superficie di interazione con cui l'utente sta dialogando, tramite la quale l'utente sta dialogando con il posto. Una cosa che non ho detto dei parametri è che i parametri possono anche essere opzionali oppure obbligatori. Quindi se io per esempio voglio vedere un film, magari potrei mettere, non so, il titolo del film è obbligatorio, l'anno in cui è stato fatto quel film potrebbe non esserlo. Quindi se magari ci sono dei film omonimi e io mi serve sapere l'anno, posso chiedere un parametro opzionale, però il nome del film devo necessariamente saperlo. La cosa interessante, la andiamo a vedere dopo, che poi posso anche specificare delle frasi da utilizzare quando l'utente ha iniziato con un certo input, non mi ha passato tutti i parametri necessari, tipo ho fame, mi serve sapere quello che è il figo libero. E quindi se tu mi dici ho fame e ho delle verdure, tipo delle patate, ok, ho già qualche cosa che mi permette di capire come iniziarti. Ma se tu non mi dici per niente quello che hai, allora dico mi serve il parametro tipo di cibo che hai, e questo parametro è obbligatorio. Quindi se per caso l'utente non mi dice direttamente una frase con cui inizia la conversazione, allora io glielo chiedo e glielo chiedo tramite questo prompt. E quindi anche lì, all'interno del video, potete dettagliare sempre di più una conversazione. E l'ultima parte, eccolo qui, c'è la parte di training. Perché? Perché vi permette, voi definite i vostri intent, lui comunque dal workflow colleziona tutte le frasi con cui viene interrogato. Se per caso alcune frasi non matchano il vostro intent, poi potete definire un intent che si chiama fallback, che quindi dice tipo il classico scusa non ho capito, ma potrebbe essere quello che volete, ma lui comunque queste frasi le colleziona sulla parte di training. Quindi poi un umano ritorna lì e dice ah, queste sono le 15 frasi che oggi non sono state associate. Ah, vedi, questo è un altro modo di dire questa cosa, perfetto, la mappate nell'intent e da lì in poi il vostro agent sarà in grado di riconoscere anche quella frase. Quindi il training e poi le interazioni, che è una parte fondamentale del disegno di un bot, è comunque coperto. E come dicevo prima, questi parametri, questi agents possono essere di vario tipo, potete specificare voi il valore, dei sinonimi, questo è molto utile perché non tutti dicono le cose allo stesso modo. Però per voi deve essere quell'entity. Se uno dice, adesso non mi viene, comunque qualche parola che potrebbe essere detta in due modi diversi, tipo ecco, pane, pagnotta, non so, altri nomi, sinonimi per il pane, cioè per la mia app il pane è sempre pane, ok? Però per l'utente lo può definire in moltissimi modi. Ecco, voi mettete dei sinonimi all'interno di questa entity, e l'algoritmo capirà che nonostante i vari modi con cui può essere chiamato il pane, comunque sempre pane. E, ok, questo è quello che dicevo prima, di avere dei parametri opzionali piuttosto che dei parametri facoltativi, e qui potete semplicemente specificarlo mettendo questa frecando questa parte qui, e poi dicendo anche appunto parte. Quindi se l'utente non l'ha detto, in che modo vuoi chiedere di questo parametro. E l'ultima parte è quella di fulfillment, ovvero come agganciarsi poi al vostro backend. In maniera molto semplice c'è un webhook, quindi un URL che potete chiamare, e a questa URL è fatta una chiamata in post con tutta una serie di parametri, esattamente questi qui, e poi voi li processate e restituite qualche altra cosa che generalmente è il testo da leggere poi all'utente. Ok? Quindi quello che poi il vostro servizio fa è passare questa roba qui, che è sì, per un umano poco leggibile, ma per una macchina sicuramente leggibile, piuttosto che dalla voce capire quello che l'utente ha detto. Livello di complessità completamente diverso. Volendo avete una console qui dove poter fare subito i test di quello che state facendo per vedere come va l'algoritmo, quindi non dovete fare chissà che cosa per fare il deploy, trovate direttamente lì. Potete anche dettare. Quindi potete sia scrivere che dettare, e questo è carino perché mentre fate lo sviluppo di un bot andate subito da qualcuno dei vostri colleghi e dice prova un po' a interagire, senza creare interfaccia, senza creare niente. L'utente della console, fate training, lui memorizza, vi fa vedere poi volendo tutti i vari intent che sono stati matchati, le action, i parametri, tutti i vari contesti, il JSON che viene passato al vostro web server, quindi è anche carino perché magari se potete fare i test del vostro backend, comunque prendete pari pari il JSON che verrebbe generato da lui, glielo passate e fate tutti i test che volete, senza dover poi ogni volta fare allora ti dico questo, allora non funziona, allora ti dico questo, e ripeterai questa cosa per tantissimo tempo.
c'è una, sono diverse librerie per poter integrare Dialogflow all'interno del vostro backend, della vostra logica del backend. C'è anche una libreria che fa tutto con Action on Google, okay? Perché sempre, come dicevo, le due cose possono essere usate separatamente. E questa libreria, come vedete, c'è un po' di codice classico JavaScript, dell'app, un po' di roba. E poi qui quello che viene fatto definire vari intent, cioè queste action che dicevamo prima, e definire come delle costanti, poi le mappate con delle funzioni, e all'interno di questa funzione verrà fatto quello che dovete fare. Quindi anche il codice per codice dell'action è abbastanza veloce, abbastanza rapido. Ci sono un po' di esempi, per esempio fatti su Google, questo è un bot che trovate su GitHub, e potete tranquillamente andare a vedere un po' il flusso della conversazione, quello che viene fatto, come viene fatto il codice, eccetera. E questo è uno snippet di codice, qui potete vedere che abbiamo anche gli strumenti delle cose tipo, questa è sulla superficie dell'assistant, delle immagini, del testo, eccetera, eccetera. Ce n'è anche un altro, Number Genie, quindi questo è già un piccolo giochino dove c'è molto utilizzo dei contesti, quindi vedo un numero, dico è più grande, è più piccolo, eccetera, eccetera. Quindi anche qui potete creare delle cose molto molto semplici. E su API, praticamente l'agent, voi potete esportarlo come un file zip e reimportarlo. Quindi la parte carina di questi esempi è che c'è già il zip pronto, voi create, andate dentro API Dialogflow, andate lì dentro, importate, create un agent, importate lo zip che avete appena scaricato da GitHub e avete già un agent funzionante su cui potete iniziare a fare le vostre metodi. A questo punto però come facciamo a pubblicare il nostro agent all'interno di Assistant? Abbastanza semplice. È una logica già utilizzata da una marea di altri progetti della Google Cloud Platform, quindi se non l'avete mai usata sembra una roba nuova, ma se già siete utilizzatori utilizzatore della Cloud Platform è esattamente la stessa interfaccia. Create un progetto, un Cloud Project, e qui praticamente avete la possibilità di aggiungere una nuova action. Che cosa significa? Significa che e dovete dargli un nome all'action, specificare perché è l'icona, un titolo, una descrizione e un po' di altri parametri, e poi chiedete la pubblicazione, potete fare il debug o la pubblicazione dell'action. Con il debug avete già questa action che funziona su un simulatore web dove potete simulare anche diverse superfici, lo sto utilizzando sull'assistant, sul telefono, su Google Home o altro. E volendo lo avete anche su tutti i dispositivi fisici che sono collegati con l'account con cui state facendo il debug. Quindi se avete il vostro account, non so, alfredo@gmail.com, che è quello che sto usando per sviluppare, quindi sono loggato dentro Dialogflow, che anche ho loggato l'assistant sul mio telefono, solo su questo dispositivo, su questi dispositivi dove sono loggato con alfredo@gmail.com, posso già fare in real time la prova della mia action. Quindi anche qui per fare i test è ottimo, perché do direttamente il telefono o il Chrome alla persona, delle persone, degli utenti, e già lì inizio a vedere tutto un flusso di interazione senza dover fare poi i grossi deploy, i grossi lasci, eccetera. Altrimenti potete pubblicare l'azione. Che cosa significa pubblicarla? Significa che in Google Assistant le action non vanno abilitate. Una volta che sono state, voi chiedete la pubblicazione, Google ve l'accetta, una volta che sono state pubblicate, sono già disponibili per tutti. Quindi se voi create un'app che si chiama Megamai Bot e viene pubblicata, appena viene pubblicata tutti gli utenti del mondo, volendo poter mettere le restrizioni geografiche, ma sta a voi, hanno la possibilità di accedere a questo bot, quindi non vanno installati o abilitati come per altri assistenti. E chiaramente questo però comporta che ci sono tutta una serie di controlli da parte di Google, ad esempio sulla tutela di brand, sul naming, eccetera, eccetera. Ok, quindi qui c'è un video che vi mostra proprio semplicemente come utilizzare Dialogflow per creare un bot, e ci sono vari passaggi, e queste sono le policy, come dicevo prima, delle action, come gestirle. E velocissimamente ricordatevi una cosa importante: come tutte le app non è solo codice ma anche design, quindi visto che qui stiamo gestendo un nuovo anche tipo di spazio, non più una grafica user interface ma una vocal user interface, ci sono delle regole sottese a questo tipo particolare di design.
La prima chiaramente è quella che il bot deve avere una personalità. Ci sono discussioni con un tono di voce veramente noioso, discussioni che sono brillanti. Perché? Perché magari la conversazione ha appunto dei toni, ha delle pause, ha dei momenti anche particolari, eccetera. Cercate di introdurre questa stessa esperienza all'interno del vostro bot. E potete, per esempio, se non vi basta del testo normale, potete anche utilizzare questo speech synthesis markup language che vi permette di introdurre suoni, di introdurre pause, di introdurre anche pronunce particolari, eccetera. Quindi se certe cose non vengono pronunciate bene dall'assistant, potete tranquillamente ridefinire completamente la stringa, cioè l'output vocale, utilizzando questo modulo. Considerate anche che se fate un'applicazione un po' tra le banche, magari l'utente medio non si aspetta un linguaggio da millennial. Al contrario, se fate un servizio per caricare foto su Snapchat, probabilmente se la accogliete con un buongiorno, sono il suo assistente, mi dica come posso aiutarla, la tipa che sta usando la spegne subito. Quindi sta a voi per capire qual è il giusto tipo di persona. Avete una serie di possibilità offerte dall'assistant per capire, ad esempio, se l'utente si è già, ha già utilizzato l'action oppure no. Quindi accogliere la prima volta dicendogli dopo un tot di tempo che si è logato, ciao, queste sono le funzioni, oppure ciao, l'ultima volta che si è logato, queste sono le novità, piuttosto se si è logato 2 minuti prima, non ti dico niente, ma ti dico subito che cosa vuoi fare. Vi dicevo prima che c'avete diverse superfici, ad esempio Home ha soltanto audio, però se lo prendete sul cellulare ha audio e anche una parte di visuale, quindi alcune informazioni date in un contesto in cui l'utente può soltanto sentirle. Quindi non potete dire, beh, il punto più vicino, il negozio più vicino che mi hai chiesto è qui. Buono, sul telefono ti piace perché mi piace il su Home o su un'altra superficie solo audio, questa cosa qui non è realizzabile. E qui vabbè potete comunque customizzare l'output in base all'audio, ci sono le classiche cose che siamo potete vedere sui bot, ovvero i suggerimenti, le schede delle rich text media, quindi comunque immagini con un po' di testo, i caroselli piuttosto che le liste in base a quello che volete visualizzare. E poi cercate anche qui di customizzare l'esperienza per l'utente. Ad esempio, se dovete chiedere qual è il risultato di Google, volete potete accedere alla posizione dell'utente, due tipi di posizioni, una posizione non precisa a livello di cap, una posizione molto precisa. A che servono? Se devo sapere il tempo, mi basta il cap, non è che devo andare su più precisa. Se devo sapere invece il ristorante più vicino, chiaramente mi interessa conoscere la posizione dell'utente. L'utente viene notificato che questo tipo di bot mi serve una posizione e ancora una volta Home non può prendere, cioè un dispositivo fisico così non ha la location dell'utente perché non c'ha l'unità GPS dentro, il cellulare invece ce l'ha e quindi può dare questo tipo di informazioni. E potete fare delle autenticazioni tramite OAuth 2, quindi se il vostro servizio vi chiede, non so, scrivi un messaggio su Facebook, ok, dato il messaggio, lo risultato poi viene pubblicato, il vostro servizio dovrà richiedere un qualche tipo di autenticazione, questo qui lo dovete fare necessariamente da una superficie visiva, però poi una volta autenticato potete tranquillamente utilizzare il bot anche su una superficie come Home. E c'è anche Google mette anche a disposizione tutto un engine per fare le transazioni, quindi potete fare acquisti, eccetera, eccetera, potete fare le stesse acquisti sul vostro assistant sul cellulare e via dicendo. C'è anche tutto un progetto ancora in beta di Smart Home, quindi voi create una mappa della casa e poi dite ok, adesso accendi la luce della cucina, e lui sa benissimo che cosa significa la luce della cucina, e oppure mi dice guarda, la luce della cucina è leggermmente più luminosa. Quindi grazie a tutta questa mappatura e questo sistema che c'è, sa qual è la percentuale di luminosità della luce e quindi può incrementarla. Quindi anche qui un sacco di informazioni inferite dal contesto senza che l'utente dice mi serve il volume della musica a 5, adesso a 4, ma potete dire che è più alto oppure più silenzioso. E qui c'è tutto quello che serve un po' sapere. L'assistant non si ferma soltanto su Home, sul telefono o altro, ma potete anche installarlo su qualunque hardware customizzato grazie all'assistant SDK. Qui ci sono due esempi, questa è una macchina per fare dei cocktail, voi parlate di che cocktail volete, quindi vi scegliete l'ingrediente di che cocktail, era il volo io quest'anno, abbiamo fatto delle grandi rute. E questo qui invece è il kit AI Yourself, che è un kit proprio di cartone, con dentro un caspita di pai, un bottone, un microfono, una cassa, che vi permette praticamente di aggiungere l'assistant SDK su dei kit proprio do it yourself. Quindi ci sta, poi c'è tutto appunto, si scusa questa di pai, per interfacciarlo con delle periferiche esterne, potete parlare, dare le tasche all'assistant e quello lì poi controlla cose nel mondo fisico. E poi c'è anche Android Think, che è diciamo, la versione di Android per l'Internet of Things, anche questa qui supporta l'assistant. Quindi come vedete potete tranquillamente uscire dal semplice, o c'ho un telefono, oppure dovete forse un dispositivo a casa, ma ci sono.
l'ultima parte è quella di scoprire i fatti di raggiungere l'utente, quindi abbiamo detto design, sviluppo e discovery, pubblicazione. Chiaramente potete dire ok, vi vuole questo personal chef e basta, oppure potete anche dargli già dei parametri che vengono poi passati alla vostra applicazione e non li fate partire. Questo serve perché se uno ha una ricerca ricorrente molto particolare, senza dover aspettare ciao, allora, buongiorno, dimmi cosa ti serve, bla bla bla, dice ok, voglio parlare di un personal chef, voglio cucinare e vedrò cosa con voi. Perfetto, vi do una figura di ricerca molto veloce. E c'è tutto un discorso, vabbè, di trigger impliciti con cui vanno studiate certe app. Ogni app di Google, quindi Google Assistant, può, c'è una directory dove vedete tutte le app di reaction esistenti, e volendo potete anche creare un link che vi riporta poi all'interno della, diciamo, della scheda, nella directory tutte le reaction che punta la vostra applicazione. Questo link potete comunque diffonderlo ovunque, quindi ci sta anche fare azioni di cross promotion di voi. Ho creato questa nuova action dall'email con il link, l'utente clicca sul link e viene aggiunto l'assistant direttamente su questa schema qui, quindi potete anche fare cose così. Vabbè, ci stiamo mettendo un po' troppo tanto tempo, come disegnare una conversazione qui ci sarebbe veramente da dire un sacco, però ricordatevi che c'è appunto questa, dicevo, la differenza tra GUI e BUI. Top 3, create le personas, quindi delle caratteristiche del vostro assistente, non lo fate noioso e ripetitivo. Se fate 10 assistenti, 10 action, 10 contesti diversi che si comportano tutti e 10 allo stesso modo, si può fare uno scherzetto, può usare un voce diverso, può essere una voce molto impostata piuttosto che una cosa, quindi decidetelo e pensatelo. E questi qui sono appunto tutti possibili parametri di customizzazione del vostro e dovete pensare fuori outside the box, soprattutto se siete dev, dice ok, faccio un assistant, perfetto, un bot, perfetto, lo vedete molto inquadrato, no? Come siamo abituati a vedere queste cose qui, la conversazione va molto oltre quelli che sono i limiti che generalmente non deve in mente. Quindi scordatevi questa cosa qui, vi prego, scordatela, e pensate più a un discorso di diagramma statico, quindi come la conversazione poi evolve da un punto a un altro, come arrivo da qui a lì, quali sono le informazioni, quindi pensate in maniera molto più ramificata e molto. E poi ricordatevi che in ogni conversazione, questo è un momento che è più importante, non ci sono errori, cioè non fate non ho capito piuttosto che quello che facevi tu esattamente prima, cioè evitate che un Schwarzenegger di Google strappare il vostro guidatore, il vostro bot, per prendere solo il controllo. Ricordate che, ecco, questa cosa che non dirà mai, cercate sempre di passare praticamente a diversi step della conversazione in modo tale che se manca un'informazione se non avete capito, riuscite tramite dialogo, cioè il vostro bot tramite dialogo riesce comunque a trovare queste stesse informazioni. Vabbè, gli utenti comunque hanno perché comunque gli utenti vogliono fare una cosa, quindi prima riuscite a soddisfare quello che vogliono fare e più il vostro bot ci dice dove c'è. Dove iniziare? Boh, ci sono diverse risorse a questi link che parlano un po' di tutte le varie possibilità che avete, quello che vi ho detto io. Ci sono alcuni video che secondo me sono molto importanti, questo è quello che abbiamo visto, un pezzettino di questo video l'abbiamo visto, questo è proprio il disegno di conversazioni, questo è quello che dicevo prima di prendere Dialogflow e creare il vostro primo agent. Ci sono dei codelab, ovvero delle cose che potete fare da soli, che vi introducono appunto a creare le vostre prime action sull'assistente. Sono guidate passo passo, quindi è praticamente impossibile sbagliare, è un ottimo modo per dire ok, voglio metterci le mani, voglio provare a fare qualche cosa. E in più ci sono un sacco di video dell'ultimo Google I.O. dove si è parlato parecchio di queste cose, anche della parte di smart home, eccetera. E vabbè, come use case, per esempio, leggevo che Inge Direct, cioè Inge, ma anche Inge in Danimarca, comunque ha creato un bot basato su Assistant, Marie hanno chiamato, e che praticamente è stato lanciato il 29 agosto a circa 25.000 utenti su Messenger. Quindi hanno fatto un po' un test su Messenger con queste persone e ne hanno in programma per sviluppare in base poi al settore particolare. Vedete, loro addirittura la customizzazione hanno anche creato in base alla funzione della banca che questo bot copriva, e hanno anche proprio creato delle personas completamente differenti. Ok? Boh, un po' di risorse, questo è giusto, vabbè, c'è la community su G+, abbastanza attiva, incredibilmente, anche se su G+, sulle reazioni, e questo è tutto il sito di Google Developer, dove partire per vedere un po' tutto quello che ho detto io, e qui c'è un account Twitter dove spesso vengono postate storie, link proprio interessanti, e qui sono io, quindi sfruttate molto questi e poco questo, però fate un po'. Domande? Sì, io ho un paio di domande.
La prima riguardava se puoi dirci qualcosa in più sulla classificazione degli intenti, quanto era potente il machine learning che ci sta sotto, quanto possiamo farci affidamento. Ma questa è una domanda un po' difficile da rispondere senza contesto. Cioè, che ne so, se tu dici devo capire azioni abbastanza semplici piuttosto che con parametri, dati, numeri, è molto potente. Anche perché comunque c'è una buona user base, cioè non è una roba che è uscita adesso e che ha utilizzato poche persone, cioè ci sono diverse decine di migliaia di utenti già su piattaforma. E dipende poi, non so, se tu devi riconoscere delle parole che hanno una pronuncia molto particolare oppure dei contesti molto o hanno un modo di dire molto 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 ampio, dipende anche da quanto tu fai il training dell'algoritmo che c'è dietro. Quindi, presa così a sé stante, questa domanda è un po' complessa. Ok, un'altra cosa che volevo sapere era invece riguardo il problema del mantenere il contesto. Lo mantiene finché non riempiamo quei parametri che ci servono per completare l'azione o fa qualcosa in più? Dipende, tu puoi settare del contesto un lifespan, quindi dici me lo mantieni per le prossime 4 interazioni. Oppure puoi fare che ogni interazione prendi un certo contesto in input e lo dai in output, quindi lo stai mantenendo sempre. Dipende un po' dal flusso, dal diagramma, dalla conversazione che stai insegnando. Su questo però hai piena libertà. Come fa Groom a capire che l'utente ha smesso di usare quell'app? Perché nell'app, nella conversazione, puoi dare un comando che è esci, quindi quando il tuo servizio, la tua action ha finito di fare quello che deve fare, manda un parametro particolare che esci e home dice ok, sei uscito, riprendiamo. Quindi è in capo lo sviluppatore quello di uscire dall'app? Sempre. Cioè, questa penso sia una regola sempre valida. Cioè se tu nella tua app decidi quando uscire. E cosa succede se l'utente parla sopra il nome che sta parlando? C'è il riconoscimento del linguaggio da parte cioè che l'utente dice, e quindi o la tua app si troverà con mezza frase, oppure in quel caso sta a te dire non ho sentito, oppure non so, nella conversazione anticipare l'utente nel momento in cui potrà parlare. Quindi per esempio non essere particolarmente lungo, allora ti sto dicendo una cosa, però aspetti, do anche tutti i tutorial e l'utente dice ho capito, io provo a parlare, piuttosto che dire, non so, dopo il segnale tu sfigurati di qualcosa. Spegni il microfono mentre sta parlando. Spegni il microfono mentre sta parlando. Home? Sì. Sì, secondo me sì, perché io ho provato a dire parecchie altre cose sopra mentre tu parlava e non sempre piacevoli e non mi ha mai risposto, non mi ha comunque sì. Altra domanda? Vai. Come va con l'italiano? Allora, come va con l'italiano è una buona domanda. Dialogflow supporta già l'italiano, infatti poi possiamo anche fare una demo in italiano. E home, allora, dalla settimana scorsa è stato rilasciato il supporto per le action in italiano. Quindi tu già adesso puoi creare un'action che supporta la lingua italiana. Poi ancora una volta sta a te, nella tua logica di backend, interpretarlo. Assistant, già sui telefoni, supporta l'italiano. Il rollout è iniziato all'inizio mese, dovrebbe essere finito. Home, ancora non si sa bene quando supporterà l'italiano, però insomma ci stiamo lavorando per questa cosa qui, visto che piano piano sta già arrivando in tante altre parti, arriverà presto anche lì. Quindi consiglio di partire sicuramente pensando a un prodotto per l'estero, magari in inglese, visto che conosci inglese, parla in inglese, noi scriviamo allora, in inglese. Ma anche lì dipende, se tu vuoi fare un action su Assistant, attualmente l'italiano del consumer non è supportato, quindi necessariamente sì. Però se tu per esempio vuoi fare un agent su Dialogflow, dici intanto lo uso su Telegram, Facebook e altre superfici, Slack, quello che è, puoi tranquillamente già farlo in italiano. Ok, grazie. Allora, io nei pochissimi minuti che mi rimangono vi volevo far vedere concretamente Dialogflow. Allora, vediamo se riusciamo a vedere un po' il testo. Vedete dietro? Sì, ok, perfetto. Allora, la console è questa qui, come vi dicevo poco codice e molte finestrelle, molti campi di input, quindi abbastanza fattibile da tutti. Allora, questo è il vostro agent e come dicevo l'agent è un qualche cosa che racchiude tutto il vostro bot sostanzialmente. E, potete creare un nuovo agent, come vedete qui potete mettergli
uno o più linguaggi, e ce ne sono diversi supportati, cinese, francese, e potete mettervi un discorso in time zone e altre informazioni di contesto, e poi qua potete già direttamente collegarci a Google Project se intendete fare delle cose utilizzabili su di Google. Come dicevo prima, non è fondamentale, cioè non è obbligatorio farlo, quindi potete pure. E io qui ho preparato già il nostro personal chef, e vado nei suoi settings e vedo che qui potete cambiare per esempio l'icona, ci sono tutte le informazioni, project ID, linguaggi supportati, adesso soltanto in inglese, però se volessi aggiungere in italiano lo metto qui, qual è il linguaggio di default, e se qui adesso vedete qui c'è soltanto l'inglese, se adesso salvo, tra un po' mi appare l'italiano, quindi poi tutto quello che scrivo intent, entity, eccetera, posso tranquillamente farlo anche in italiano. E qui ci sono un po' di settings per il machine learning, il tipo di modalità, i modelli, questo è l'import export, che dicevo prima. Potresti spiegarmi la differenza nel machine learning setting, la differenza appunto tra ibrido e... Allora, ti dico la verità, non ho idea, perché è una roba che mi ha introdotto da poco e sinceramente oggi quando facevo la presentazione, quando riprovo la presentazione, mi fanno, oh, ma questa è una roba nuova e non lo so ancora, quindi potrei informarmi, ma oggi pomeriggio non ho fatto in tempo a farlo. È ibrido. Magari ci metti un commento sul forum di Meetup. Esatto. Prossimi giorni. E qui vabbè, come dicevo, import-export, quindi voi potete anche creare, non so, un agente in production e un staging. Quindi fate delle prove, quando quel staging è pronto, perché avete testato, eccetera, lo prendete e poi lo esportate, lo importate in agente in production. Gli intent, guardiamone uno come è fatto, abbiamo chiaramente quelli di default, quindi un appena dato che cosa il bot vi dirà per accoglierlo, potete ridefinirlo come volete voi, e poi è stato creato un primo intent che è quello appunto del ho fame, eccetera. Questo è un intent abbastanza grande perché prende un sacco di informazioni, però poi in un flusso conversazionale generalmente gli intent sono molto piccolini. Quelli grandi sono quelli che aprono una conversazione, proprio quando la conversazione è aperta generalmente è abbastanza più definita. E qui, come potete vedere, potete aggiungere quello che l'utente dice, e nelle di entity vi avevo già messo che ci sono diverse cose, ad esempio il tipo di piatto, e il tipo di piatto può essere una insalata, quindi io gli ho messo queste parole con questi sinonimi, quindi quando l'utente dice una di queste parole, automaticamente l'algoritmo di comprensione di linguaggio dice ah, mi sta dicendo un tipo di piatto, quindi il mio parametro tipo di piatto lo riempio con questo valore. E la stessa cosa è fatta per un po' tutti gli altri, quindi qual è la temperatura, se vuoi una roba calda, fredda oppure no, e questo tipicamente è un parametro di facoltativo. Infatti se poi noi torniamo negli intent, vediamo che qui ci sono un po' di esempi di frasi, vengono già colorati con il parametro, quindi voi mano a mano che scrivete la frase viene fatto un match, se ne scriviamo un'altra, food for, pasta for me per esempio, vediamo se viene già fatto, pasta for me, se lo aggiungo, vedete, pasta viene già mappata sul tipo di dish, sul tipo di piatto, ok? E qui come potete vedere ci sono anche altre cose, sono ingredienti, se quando, adesso, dopo, stasera, quindi anche la velocità di cottura, chiedete un po' queste 4-5 informazioni, e qui sotto abbiamo tutti i vari parametri, alcuni sono obbligatori, tipo insomma quello che ci deve stare, e altri, per esempio il cooking speed, la temperatura, sono facoltativi, e nel caso in cui l'utente non dice subito che tipo di cosa vuole mangiare, questi sono i prompt che gli vengono chiesti. Per rendere la cosa un po' più interattiva, invece di dare soltanto un solo prompt, ne potete specificare 4-5, vengono scelti casualmente, così l'utente ha l'idea che, ah cavolo, stavolta mi stai chiedendo questo, stavolta me l'ha chiesto in modo diverso, è un po' più umano sostanzialmente. Okay? E alla fine, qui c'è l'action, quindi quella che verrebbe passata in teoria al vostro backend, e poi qui ci sono i vari la text response, quindi quello che in questo caso è molto semplice, se non c'è logica, ok, allora secondo me puoi preparare un piatto con queste cose che mi hai detto. Ok? Definite questo intent, andiamo a vedere come integrarlo. Vabbè, facciamo ok. Allora, qui, cioè per prima cosa potete fare le prove come dicevo prima, quindi I want to eat something. Vediamo se funziona. Ok, non funziona. I'm hungry. Però in questo caso cosa possiamo fare? Che
I'm hungry, lo prendo, lo vado a copiare, lo aggiungo tra gli intent e adesso lo trovo anche in training. Non mi ricordo, beh, in teoria se tu fai qua dal test, no, però se tu fai da qualunque altra superficie che non sia il test, lo trovi. Ma anche nei test si trova. Sì. Anche nei test si trova in training. Anche nei test? Sì. E proviamo adesso, se riprovo, I'm hungry. Perfetto, vedete come già cambiato tutto, quindi da qui poi mi inizierebbe a fare un po' di domande. E posso anche mettere I'm hungry and I want, vediamo se funziona, a pasta. E qui, vedete, tutti questi parametri sono praticamente a zero. Vediamo se va. Eccolo qua. Mi ha già popolato il tipo di piatto, non ho dovuto specificare and I want something, ma lui l'ha già capito perché appunto è inferito da pasta e una serie di altre cose, è quello che devo fare. E andiamo sull'integration, qui sono tutte le varie superfici dove avete un'integrazione molto molto semplice per il bot. Quindi non so, volete pubblicarlo su Telegram, chiaramente potete seguire tutta la procedura di Telegram, oppure potete dire create il bot su Telegram, mettete semplicemente il token Telegram quando il bot father ve lo dà e da lì in poi Dialogflow pensa a dialogare con Telegram, passargli un URL per, che viene contattato da Telegram quando viene chiamato il vostro bot e fa tutto lui dietro quello che c'è, quello che è necessario per far parlare Telegram con Dialogflow. E la stessa cosa per un sacco di altri servizi. C'è quello web demo, carino, quindi prendete i settings e se lo abilitiamo avete subito un URL molto semplice, condivisibile col mondo esterno, dove potete andare a fare le vostre prove. Quindi primo prototipo del vostro bot, subito così, senza neanche bisogno di scrivere veramente una riga di codice. Già questo date in giro e, come dire, lo fate testare almeno ai vostri colleghi, a qualche utente, e già da qui prendete un sacco di informazioni, ok? Altre possibilità? Ci sono quelli che sono i pre-built agents, che sono una serie di agenti con cui degli intent, dei parametri già costruiti, ok? Quindi questo qui per esempio potete dare una personalità al vostro agente, ciao, questo nome, quindi quando quell'utente chiederà come ti chiami, quanti anni hai, tutte queste domande tipiche, lui avrà già una serie di risposte a queste domande, ok? Quindi adesso il mio personal chef non sa niente di come comunicare al resto del mondo chi è se stesso. Se abilito questo, posso chiaramente fare io tutte le varie frasi, tutte le varie cose, ma se abilito questo agente qui, vediamo un po', e in teoria, devo mettere un project. Vabbè, lui adesso inizia a fare tutto e vedete che mi ha aggiunto tutta una serie di altri intenti, ok? Quindi fatto questo posso tranquillamente prenderli, copiarli e dirgli tutti questi adesso mi riporti dentro il mio personal chef e boom, pronto, via, avete tutte queste cose qui dentro il vostro personal chef. Se io vado qui, in teoria, ripartiamo, vediamo se funziona. What's your name? Ok, empty response, però non mi ha detto, non ho capito. Perché? Perché probabilmente da qualche parte qui c'è il... Ok, c'è il tipo di nome... C'è da configurarlo da qualche parte, comunque voi mi potete dire, eccolo qua, where you va, vediamo, ah, perché non è abilitato forse, sì. Vabbè, ma sì, c'è niente. Vabbè, ok.
certo demo, però praticamente qua lo stabilizzare tutte le cose e funziona. Tra i vari pre-built vedete che ce ne sono molti, da quello che vi gestisce una serie di cose della macchina, fino a quello che vi gestisce la casa, i voli, booking, e qui vedete tutta una serie di frasi già pronte, di entity. Quindi se volete magari creare qualcosa da zero e non sapete dove iniziare, magari iniziate da uno degli agent che sono qui, vi importate il vostro progetto, ci iniziate un po' a giocare e vedete quali sono le possibilità dello strumento. Tutta questa parte qui è gratuita da usare, se andate nel sito ci sono limiti di query eccetera eccetera che riuscite a fare con dei livelli gratuiti, se poi vi serve la parte enterprise, quindi per dei volumi un po' più importanti, comunque è un prodotto di vendita da Google Cloud Platform, quindi è coperto da SLA e contratti in base al codice eccetera eccetera. E Analytics, questa è la parte nuova, quindi c'è un po' tutte le sessioni che ci sono state con gli utenti, quindi vedete anche quanto viene con i vostri utenti hanno interagito. E History, infatti qua mi sono risultato di trovare, eccetera. Niente, questo è un po' tutto. 50 minuti, fatto 10 minuti in più. Vai con una domanda? Sulla parte di test, c'è qualche tool che aiuta ad accelerare la fase? Ma guarda, considerando che tutto questo lo puoi accedere con una semplice chiamata REST, fai comunque dei test che prendi quel JSON che vedevamo prima, quindi ce l'hai già visualizzato, lo passi al web service REST e controlli le risposte. Quindi poi ti puoi fare una batteria di test per controllare che quello che stai introducendo non cambia il volto che hai già fatto, ma che tu capisci anche di nuovo anche. Ti farei una domanda rapida, ma molto più ampia, quindi ti faccio staccare da quello che hai fatto finora. In generale, quali sono i chatbot che hanno più durata nel tempo, quelli che vengono usati, quelli che funzionano? Ecco, secondo me quelli che vengono usati, due punti, quelli che funzionano, cioè nel senso già quelli che funzionano sono quelli che vengono usati più. Personalmente penso sia ancora un po' difficile dirlo perché è una roba che c'è ancora da poco in giro. E poi ormai chatbot ha una definizione così ampia di cose che si possono fare, non so se conoscete tutta la parte di chatops, come DevOps c'è tutta la parte di chatops, quindi anche quelli che finalmente sono chatbot, però vengono utilizzati per l'amministrazione di servizi, sistemi o altro. Quelli sicuramente sono un sacco utilizzati, sono super customizzati, funzionano, li puoi mettere nella categoria, poi sicuramente sì, sicuramente no. Quanto è complesso il tuo bot? Ti risponde a tre domande ma molto utili, molto funzionali, cruciali, tipo il mio treno in ritardo oppure no? Questo magari se ci fosse io che vengo da Pavia lo userei ogni singola mattina, deve conoscere un po' di informazioni su di me, però la prima cosa che faccio quando esco da casa, tipo quanti minuti ho prima che il treno passa, è quello per me sarebbe utilissimo. A casa personalmente allora c'è anche da dire che una volta che hai questi dispositivi ci inizia a interagire, perché essendo una cosa anche per noi, per lì tutti tanti casi d'uso non ce l'hai in mente. Mano a mano che ce l'hai, ci prendi un po' la mano, ci interagisce e ti accorgi anche tu, per esempio, l'altra volta c'era un provato uno che si chiama Tender di bot, e ti dice come fare dei cocktail. Dico, beh, sperimentiamo un cocktail nuovo, gli ho chiesto qual era la ricetta del cocktail, lui me l'ha data, me lo sono fatto e l'ho utilizzato, ma era contento. Certo, ho evitato di andare sul telefono a fare una ricerca e trovare gli ingredienti, non è che mi ha cambiato il mondo, però è una roba che comunque direi sono rimasto soddisfatto. Per me quel bot ha funzionato e quindi lo utilizzerò di nuovo. Senti, direi che possiamo andare a mangiare, se ci sono altre domande comunque lo scappo via, anche se volete vedere un po' meglio dai occhio. No. Ok, grazie. Insieme con altre persone abbiamo un meetup qui a Milano che abbiamo chiamato Converge, in cui parliamo dei temi di AI e machine learning un po' più grossi sull'industry. Quindi esempi, abbiamo fatto adesso tre panel con diverse persone che hanno dato appunto bot, che hanno parlato un po' di machine learning, quindi non solo bot ma tante altre cose, tipo finance, tech, prossima volta ci abbiamo per il retail, eccetera. E vabbè, c'è lunedì prossimo il meetup, se cercate Converge in Milano lo trovate. A gennaio stiamo organizzando tre eventi interessanti. Il primo, il 19 gennaio, è una conferenza che faremo al Politecnico di Milano
che, come dire, prende un po' il tema dei meetup, però lo sposta su un tempo che è un po' più lungo, un po' più adatto a fare le conversazioni più ampie, e non saranno panel ma saranno sessioni. Stiamo definendo il taglio di tutto, quindi per ora abbiamo le date e l'idea di quello che dobbiamo fare. Il 26 gennaio, il pomeriggio in Italia Claviana, facciamo un code lab su come utilizzare TensorFlow, quindi con una libreria di Google per fare i task di learning. E il venerdì, quindi 26 e 27, quindi venerdì e sabato, facciamo un hackathon su AI e machine learning, con l'idea di mettere insieme dev, data scientist e designer, e creare dei team multidisciplinari che si possono divertire per più o meno 24 ore nel giocare con tutte queste cose qui. Quindi non è un hackathon, vieni e realizza il tuo prototipo e te lo venderemo alla startup e te lo venderemo al... cioè, no, siamo lì per divertirci, sperimentare e provare assieme tutta una serie di cose che si possono fare con tutti questi esercizi. Poi discuterle di altre. Ma guarda, le bandega... Allora, 19, beh, le scrivo, comunque 19 gennaio c'è la conference, che è un venerdì, il venerdì e il sabato dopo c'è il code lab il venerdì pomeriggio, venerdi sera e sabato c'è l'hackathon. Comunque, se state voi adesso, il tappo quello sì. Converge, vi iscrivete ogni volta gli eventi, li applichiamo lì e ci sarà. Comunque, poi se no, però, se no, grazie. Grazie.